Allora, benvenuti a questa nuova lezione, questo nuovo argomento, le triadi. Come sempre trovate tutta la parte teorica sul PDF allegato, un presente gratuito. Chiedo solo, ancora una volta, di iscrivervi al mio canale YouTube. Detto questo, quindi tralascio appunto tutta la spiegazione di cosa sono le triadi, come si formano e diciamo a cosa servono nella musica, che tanto appunto è tutto scritto bellino bellino nel PDF. Quindi vado subito a parlare di triadi maggiori e a vedere come intanto come studiarle e quali sono gli esercizi secondo me più importanti che vi possono permettere innanzitutto appunto di conoscere perfettamente le triadi in tutte le tonalità e soprattutto di saperle suonare non pensando troppo alle posizioni, alle diteggiature, ma alle note, ai gradi e quant'altro. Quindi il primo consiglio che vi do è quello di innanzitutto appunto pensare alle note che compongono una determinata triade. Non so se mi fa un po' casino questo microfonino nuovo, nuovo. Scusate, cerco di stare fermo. Prendiamo ad esempio una triade di Fa maggiore. Come avete visto, tonica, terza maggiore, quinta giusta e ottava. In questo caso quindi abbiamo Fa, La, Do, Fa. Allora, come studiarla questa triade? Innanzitutto io consiglio sempre di farsi almeno tre diteggiature, però sempre pensando comunque alle note, e si possono racchiudere chiamandole col nome del dito di partenza, nel senso la posizione del medio, la posizione del mignolo, la posizione dell'indice. Detto questo, quindi vi faccio rivedere un attimo quali sono le tre diteggiature. Si possono anche chiamare secondo dito, quarto dito e primo dito, come preferite. Quella più classica, forse la più usata, è quella appunto del medio. Quindi col medio suono la tonica, col dito indice la terza maggiore, La, col mignolo la quinta, Do, sempre col mignolo l'ottava, Fa. La posizione del quarto dito, quindi del mignolo, suono appunto col quarto dito la tonica, Fa, col terzo, quindi l'anulare, ho detto bene, sì, terzo l'anulare, la terza maggiore, La, e la quinta col primo, e poi l'ottava, faccio questo allargamento e riutilizzo il mignolo per il Fa. Invece quella del primo dito, dell'indice, indice tonica, terza maggiore col mignolo, quinta io uso il dito medio o l'indice uguale, come preferite, e l'ottava. Queste sono le tre posizioni, le tre diteggiature principali per le triadi, che io vi consiglio di esercitarvi in tutte le tonalità e poi mixandole. Ad esempio, parto comunque, sono partito col mignolo e sono sceso con la posizione del dito medio, oppure